Ben trovati a questo appuntamento con l'informazione dalle Marche. In apertura alla cronaca giudiziaria. Meritano approfondimenti le dichiarazioni rese nell'interrogatorio della scorsa settimana nel carcere di Ascoli Piceno da Innocento Segale, il nigeriano accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro. Per questo la Procura di Macerata ha deciso di sentirlo di nuovo. L'audizione è stata fissata per il 31 luglio, sempre nel carcere di Marino del Tronto, alla presenza dei legali dell'indagato e per il tramite di un traduttore, visto che Osegale, che non parla perfettamente l'italiano, ha chiesto di parlare in inglese. E il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha effettuato sequestri di beni, compresi conti correnti e mandati fiduciari, per circa 55 milioni nei confronti di 5 persone, tra cui l'imprenditore ed ex patron dell'Ancona Calcio, Edoardo Longarini, già finito sotto inchiesta ai tempi di Tangentopoli, nell'ambito di un'indagine della Procura di Milano per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Circa 650 grammi di cocaina purissima, il sequestro di quasi 11.000 euro in contanti, più l'arresto di una coppia. È il bilancio dell'operazione antidroga White Fuel, carburante bianco, dei carabinieri della compagnia di Camerino. I due, lui 30 anni, lei 27, incensurati di origine albanese, sono stati arrestati in flagranza di reato a Castelraimondo. L'operazione prende il nome dal fatto che lui era solito consegnare le dosi di droga presso il distributore di benzina di cui era dipendente. La cocaina è stata rinvenuta in perquisizioni personali e domiciliari. Una volta sul mercato avrebbe avuto un valore di circa 100.000 euro. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto ad Ancona. La donna si trova ai domiciliari perché è incinta. Cambiamo argomento, parliamo di economia, bilancio positivo tra iscrizioni e cessazioni di imprese. L'analisi condotta dall'ufficio studi di Confartigianato Marche si riferisce al secondo trimestre del 2018. I dettagli nel servizio. Nelle Marche sono state 721 le imprese artigiane iscritte e 672 le cessate non d'ufficio, con un saldo positivo per 49 unità. In provincia di Macerata, sempre nel corso dello stesso periodo, si sono avute 175 nuove iscrizioni, con un totale di 10.608 imprese artigiane registrate al 30 giugno di quest'anno. Nel dettaglio provinciale, Macerata si colloca al secondo posto, con più 34 imprese in linea al secondo trimestre 2017, preceduta da Pesaro Urbino con un saldo di più 36 e seguita da Fermo, con più 9, in attenuazione al confronto con il secondo trimestre 2017, più 19. Saldo negativo invece per Ascoli Piceno, dove si registrano 20 imprese in meno, in peggioramento rispetto al secondo trimestre 2017, meno 14, e Ancona con meno 10 a fronte del più 48 nel secondo trimestre 2017. Per quanto riguarda i macrosettori, la dinamica è positiva, tranne nei servizi alle imprese. La crescita più intensa si registra nei servizi alle persone, nelle costruzioni e nel manifatturiero. Sabato 28 luglio alle 21.30 nella magica cornice di El Cito, uno tra i 10 borghi medievali più belli d'Italia, l'attore e doppiatore Luca Violini proporrà in anteprima nazionale lo spettacolo di radioteatro Odisseo o Tu fra i mortali il più sfortunato. E adesso andiamo con le immagini alla conferenza stampa di presentazione della 24esima edizione del Palio di San Giovanni a Porto Recanati. Vediamo. Conto alla rovescia per il palio storico di San Giovanni di Porto Recanati. Quando manca un mese esatto dalla 24esima edizione, che avrà il suo momento clou nella serata del 25 agosto, nel cortile delle scuole Diaz c'è stata la conferenza stampa di presentazione di tutto il programma, che abbraccia un arco temporale di 10 giorni. Ne abbiamo parlato con Italo Canaletti, presidente dell'Ente Palio. Una serie di eventi perché l'idea nostra è stata quella di non arrivare al 25 di agosto, ma bensì accompagnare tutta la cittadinanza, i portorecanatesi, ad eventi che riscoprano tutta la realtà marinara. Quindi partiamo dalla mostra del Palio, che è stata il 6 e il 13 luglio, per arrivare alla Sagra delle Cozze, le Cozze dell'Adriatico, quindi parliamo di pesce, del pescato, poi partiamo da storia, della nostra storia, che per noi è importante, è una bella storia di Porto Recanati, a Porto Recanati del Novecento, Andrea Michelini, Davide Crescenzi, Roberto Lucanero, e poi passiamo ai più piccoli, no? Per cominciare a far entrare nel palio con andiamo a giocare fuori a riscoprire i giochi di una volta, i giochi del primo Novecento, il salto con la corda, le biglie, il campanò. Poi arrivare direttamente al 25, al clou, al coffa e spalla.
Alla conferenza ha partecipato anche l'assessore al turismo e alla cultura di Porto Recanati, Angelica Sabatini, che ha parlato di questa manifestazione come di un evento fortemente caratteristico e apprezzato da sempre più persone, turisti e non. Per Porto Recanati è rivivere le tradizioni che sono poi la storia di questa città, che fonda comunque le radici nel mare, che è poi nel tempo risultato la maggior fonte a livello economico di questa città. Quindi si è iniziato con la pesca, si sta proseguendo un po' con la pesca, ma soprattutto col turismo balneare. Quindi è una forte identità della città di Porto Recanati, rivisitato, perché giustamente deve essere rivisitato anche per dare spettacolarità, ma che affonda le radici, insomma, è una storia che, seppur giovane, ci appartiene molto. È tutto pronto a Montefortino per il dopo festival di sabato 28 luglio, data in cui si esibiranno in località Campi di Vetici Paolo Belli e Big Bang in occasione di Risorgi Marche 2018, un evento organizzato dal Comune di Montefortino e cofinanziato dall'Ente Parco nell'ambito di Good Morning Sibillini, il progetto di valorizzazione turistica finanziato dal Ministero dell'Ambiente e finalizzato a far conoscere i prodotti agroalimentari di eccellenza del territorio. Ed è stato presentato a Pesaro, nella sede di Confcommercio, che collabora all'iniziativa, il cartellone di Fossombrone Jazz Festival. Tre imperdibili serate per la seconda edizione di una rassegna sempre più apprezzata. I dettagli nel servizio di Sara Santacchi. Jazz torna a suonare a Fossombrone nel Fossombrone Jazz Festival, rassegna nota negli anni 80 che dallo scorso anno è stata riproposta dalla banda Città di Fossombrone insieme all'amministrazione. Tre serate di jazz al Parco Carloni per tutti i gusti, dal tradizionale a rivisitazioni, poliritmie e ritmi diversi a partire dal 29 luglio, proseguendo l'8 e il 12 agosto. Direttore, l'itinerari della bellezza sono anche itinerari della buona musica. Torna infatti il Fossombrone Jazz Festival, che è soltanto uno degli appuntamenti del lungo calendario che avete proposto per l'estate. Sì, questa seconda edizione del Fossombrone Jazz Festival si inserisce temporalmente nel percorso sulle strade della bellezza, ma ha una particolarità, perché grazie al lavoro del gruppo della banda musicale di Fossombrone e del comune si riprende una vecchia tradizione di Fossombrone legata alla musica jazz. Un appuntamento straordinario, perché nelle tre giornate di fine luglio e di agosto arriveranno a Fossombrone degli artisti straordinari di fama internazionale, personaggi che hanno cantato, suonato con dei miti internazionali del jazz. Quindi appuntamenti importanti per la musica, importanti per favorire la diffusione della musica tra i giovani, e questo è il fatto che è organizzato dalla banda musicale, ma importanti dal punto di vista turistico, perché siamo convinti che arriveranno a Fossombrone molti appassionati di musica jazz, e quindi ci sarà lavoro per i ristoranti, per i bar, insomma per l'economia locale, che è un po' lo scopo e l'obiettivo della Confcommercio. Sport, conferenza stampa di presentazione del main sponsor della Pallavolo Macerata, che la prossima stagione disputerà il campionato di Serie 2 maschile. È la nota azienda di calzature Menghi Shoes che dà anche il nome alla squadra. Sentiamo l'intervista alla titolare. E perché l'abbiamo fatto? Allora, innanzitutto per un prestigio della ditta Menghi, perché è chiaro che essere sponsor di una squadra a livello nazionale di Serie A praticamente dà un certo prestigio, e quindi questa è, diciamo, la parte più importante per cui abbiamo fatto questa sponsorizzazione. Secondo, perché siamo tutti maceratesi, anche se la nostra azienda è ubicata a Loreto, però siamo di origine, i miei familiari, io eccetera, siamo tutti maceratesi, quindi praticamente essendo anche un'azienda che ha avuto una crisi inferiore rispetto al settore calzaturiero della provincia di Macerata, abbiamo ritenuto doveroso
aiutare questa squadra economicamente, sostenerla in modo tale che possa proseguire anche quest'anno praticamente il percorso che hanno fatto l'anno scorso in Serie A, anzi avendo anche diciamo maggior successo dell'anno precedente. E anche perché vogliamo che la città di Macerata venga in Italia conosciuta non solamente per fatti di cronaca nera come poco fa successo, ma venga riconosciuta come una città ad alta vivibilità, una città dove c'è sport, una città dove i giovani fin da piccoli fanno sport, e quindi siamo orgogliosi della nostra città e vogliamo che venga riconosciuta per quello che vale veramente. Bene, non ci sono altri aggiornamenti, per noi era questa l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.